Pioli sempre a farsi trovare pronto, anche con gli inserimenti senza palla. Pazzini, il cross dentro per Robinho, il colpo di testa, questa volta il pallone finisce in rete, Milan in vantaggio al 28° minuto grazie a un colpo di testa di Robinho. Molto bravo Pazzini, Milan in tre passaggi è riuscito ad arrivare sul fondo a mettere questa palla dietro al difensore. Robinho di testa 1-0, per quello che sei visto fino a questo momento, senza nulla togliere allo Spezia che sta giocando bene, per le conclusioni che ha avuto la squadra rossonera si trova in vantaggio meritatamente. E se la ride Adriano Galliani in tribuna, regolare la posizione di Robinho, per lui il secondo gol consecutivo dopo quello messo a segno domenica contro il Sassuolo, il quarto in stagione. Si sblocca così la partita e allora gioco forza, da qui in avanti lo Spezia dovrà per forza rischiare qualcosa di più, non ci poteva arrivare le ali. Ma possiamo rivedere l'azione, come la difesa spezzina fosse sbilanciata, Lissuto non è riuscito a chiudere e Baldanzeddu non è riuscito a fare la diagonale, ma molto bravo Robinho a chiedere in questo pallone. Giacomo, pallone dentro per Pazzini, si gira Pazzini ed è il raddoppio del Milan, 2-0, Giampaolo Pazzini. Si sblocca così e torna a segnare praticamente dopo una vita. L'ultimo gol in campionato l'aveva realizzato contro il Catania il 28 di aprile. Una doppietta. E lo fa nel migliore dei modi, con un gol dei suoi, in acrobazia, al termine di un'azione molto bella del Milan. Abbiamo visto come nello stretto andano a giocare e dialogare sia Ondata che Robinho. Ha dato questa palla morbida, possiamo rivedere l'inserimento. Non c'è fuori gioco, molto bravo. Grande gesto tecnico, mezza rovesciata, spalle alla porta. Riesce a prenderla, a colpirla bene e ad angolare. 2-0, meritato per il Milan e complimenti a questo gol di Pazzini. Cassotti sta parlando con Montolivo, gli sta dando evidentemente ancora delle indicazioni perché nel complesso non è stato questo calcio d'angolo. Battuto corto, Montolivo a spazio, carica il destro, Montolivo, la parata di Ali e poi il tapin vincente di Onda, l'avevamo chiamato. Bagna con un gol il suo debutto a San Siro, che in su che Honda e chiude di fatto la... Ragazzi, dopo che c'era andato molto vicino colpendo il palo a Sassuolo nel suo esordio in campionato, è stato bravo a leggere comunque la traiettoria del tiro, a proporsi in aria, poi vediamo l'azione e col sinistro per lui da lì è molto facile mettere la palla in rete. 3-0, come dicevi tu, adesso sarà molto difficile Luca per lo Spezia cercare di rientrare in partita. Ancora una volta il padrone del gioco prende più iniziativa. Culina pensa alla conclusione, poi allarga sulla destra per Baldanzeddu, il cross sul secondo palo, c'è Migliore che si coordina benissimo, trova la risposta di Abbiati, il pallone che resta lì, Ferrari, ed eccolo il gol dello Spezia. Esultano i 7.000 tifosi arrivati qui a San Siro come se fosse una finale di Champions League. Si arrabbia Cristian Abbiati, ma passatecela, siamo contenti per lo Spezia, se lo meritano davvero questi ragazzi, se lo merita soprattutto questo splendido pubblico. È vero, gol più che meritato, soprattutto per quello che lo Spezia fate vedere nei primi minuti di gioco, un gol che è nato grazie a una bellissima azione, la conclusione della quale possiamo rivedere il migliore al volo, e qua vediamo il gol del numero 20 Ferrari.